Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Amadeus ha recentemente debuttato sul canale 9 con il nuovo game show Chissà chi è, segnando il suo passaggio da Rai a Discovery. Il programma, trasmesso per la prima volta domenica, non ha però raggiunto il successo sperato, ottenendo ascolti al di sotto delle aspettative. La risposta del pubblico è stata piuttosto tiepida, con lo share stabilizzatosi attorno al 3,6%. Scopriamo come ha reagito il conduttore a questi dati poco incoraggianti. Dopo una carriera di successo in Rai, Amadeus ha deciso di cambiare emittente, portando la sua esperienza su 9. Oltre a Chissà chi è, conduce anche Suzuki Music Party, ma il nuovo game show ricorda molto i soliti ignoti, che Amadeus presentava su Rai 1. Nonostante le similitudini, il pubblico non ha ancora risposto con lo stesso entusiasmo. Questo ha portato a una performance televisiva ben lontana da quella ottenuta con il precedente format. Nonostante il calo, Amadeus si è mostrato fiducioso e pronto ad affrontare la sfida. In un'intervista rilasciata a Novella 2000, Amadeus ha affrontato con serenità i risultati del suo nuovo programma. Non ha nascosto il fatto che le sfide lo stimolano e che non teme un fallimento. Ha paragonato questa nuova fase della sua carriera a una squadra di calcio con grandi ambizioni ma in difficoltà, sottolineando che la crescita avverrà col tempo. Ha inoltre spiegato che, se avesse avuto paura di rischiare, avrebbe scelto un mestiere diverso. Amadeus è convinto che alzare anche solo di un punto lo share rappresenterebbe già un grande traguardo. Il conduttore ha ricordato anche i suoi esordi a Radio DJ, quando passò a Radio Capital, allora priva di speaker. Quell'esperienza, racconta, gli ha insegnato a non temere i cambiamenti e a vedere ogni nuova sfida come un'opportunità. Anche se per ora il riscontro non è dei migliori, Amadeus non si scoraggia. Al momento, il cambio di emittente non sembra aver portato gli stessi risultati che Amadeus otteneva con i soliti ignoti. Il programma che conduceva su Rai 1, Affari Tuoi, continua infatti a ottenere grande successo sotto la guida di Stefano De Martino. Tuttavia, è ancora presto per tirare le somme, solo una settimana è passata dal debutto di Chissà chi è, e ci vorrà più tempo per capire se il game show riuscirà a conquistare il pubblico. Oltre a questo, Amadeus è impegnato anche con altri progetti, come La Corrida, programma molto amato dagli spettatori. Non resta che vedere se riuscirà a ribaltare la situazione e tornare a essere protagonista degli ascolti. Riflettiamo, quale sarà il futuro di Amadeus su Discovery? Cosa ne pensi? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!